Io per spiegarvi questo ingresso della nozione di persona all'interno del discorso di Hacking sull'ontologia storica, vi rimando a questo video che vi lascio alla vostra personale visione. Potete ritrovarlo attraverso il link o il QR code. E che rappresenta un piccolo spezzone, sono solo alcuni minuti, in cui Hacking presenta in generale il suo discorso su il Making Up People, cioè proprio il modo con cui si fanno le persone. Di questa intervista mi interessava ritenere questo estratto, che secondo me chiarisce molto bene qual è l'interesse di Hacking e della sua ontologia storica per l'oggetto persona come oggetto di cui si dà appunto una produzione, un farsi. Sono molto interessato, sono veramente interessato al modo in cui le nostre classificazioni che riguardano le persone, influenzano le persone che sono classificate, le persone che vengono classificate. E anche sono interessato al modo in cui quando le persone vengono a conoscenza, diventano consapevoli del modo con cui sono state classificate, cambiano e come noi dobbiamo in relazione a questo cambiare le nostre talvolta le nostre classificazioni. Questo è un caso di quello che io chiamo looping effect, ovvero un tipo di interazione tra le nostre classificazioni e ciò che noi e chi noi siamo, come sottinteso, come persone. Ecco, questo è interessante. Cioè, che cosa interessa a Hacking dell'oggetto persona come oggetto di ontologia storica? Beh, ad Hacking interessa il fatto che nel produrre persone ci sia, e poi vedremo meglio in che senso, un'interazione tra classificazioni e persone classificate. Cioè, il fatto di essere classificati in un certo modo da parte appunto dei discorsi scientifici o comunque dei discorsi prodotti da gruppi di esperti di un qualche campo, interagisce con il comportamento delle persone classificate, delle persone che cadono all'interno della classificazione. Un po' più avanti nel video, poi Hacking precisa: in questo senso, making up people riguarda il modo con cui la classificazione, la concettualizzazione della vita umana impatta, interessa la vita umana stessa e di come la vita umana si abbia in qualche modo degli effetti di ritorno su queste stesse classificazioni, fino al punto anche di modificarle. Sempre all'interno di questa intervista, Hacking dice una cosa molto interessante. Dice: una delle cose più importanti riguardo una persona è il fatto che ci sia una sorta di spazio di possibilità, ciò che noi possiamo scegliere di fare e non fare. Io, me stesso, sono ciò che posso fare, quello che posso pensare di fare, quello che ha senso per me di fare. Ecco, questo è molto interessante da parte di Hacking perché è un modo di concepire l'identità personale, secondo me, minoritario in qualche modo all'interno della tradizione occidentale. Dico minoritario perché esiste una tradizione di pensiero, ed è Hacking stesso, proprio nell'intervista che voi avrete modo di vedere appunto nella sua interezza,
È Hacking che proprio nell'intervista ci rimanda a questa tradizione, che è la tradizione secondo cui l'identità personale sarebbe data dalla mia memoria o dall'insieme dei ricordi che porto con me. Guardate che questa è un'idea su che cosa voglia dire essere una persona estremamente radicata nella nostra cultura. È un'idea molto, molto antica per certi versi. In età moderna l'autore che l'ha un po', come dire, promossa, sostenuta è per esempio John Locke, ma in tempi più recenti anche il mondo fenomenologico, per esempio, ha insistito particolarmente su questo punto. Prendete un autore che forse avendo alle vostre spalle studi di semiotica avete anche già incontrato da qualche parte, che è Paul Ricoeur, un filosofo di tradizione fenomenologica di lingua francese che si è, dico, insomma, potreste averlo incontrato in semiotica perché si è molto interessato a cose come la narrazione, la metafora o altri dispositivi di questo genere, proprio per l'impostazione in fondo narratologica che ha alle sue spalle, conferisce una grande importanza alla memoria e al ricordo in relazione all'identità personale. Ora, qui invece, ad aver significato a definire ciò che una persona è o non è, non è tanto, passatemi questo slittamento concettuale, il passato nella forma della memoria, ma il futuro nella forma, diciamo così, delle possibilità, della dimensione modale che noi possiamo dare di noi stesse, la descrizione in qualche modo di ciò che io posso fare, potrò fare, è in qualche modo più importante di ciò che io ho fatto o di ciò che ho alle mie spalle nel passato. Ed è molto interessante proprio il fatto che il tema della memoria sia al centro di uno dei principali libri in cui Hacking mette un po' all'opera questa sua teoria del Making Up People. In questo libro, Rewriting the Soul, Multiple Personality and the Science of Memory, Hacking si interessa a due elementi fondamentali che mette in relazione. Da un lato l'emergere della personalità multipla. Intorno al 1875, infatti, secondo le ricostruzioni di Hacking, iniziano a esistere persone affette da quello che viene chiamato disturbo di personalità multipla, la personalità multipla. Prima del 1875, salvo rarissimi casi, Hacking poi dibatte in particolare anche quello di Mary Reynolds, che è un caso molto, molto controverso su questo punto. Ecco, quasi nessun caso di paziente affetto da malattia mentale presenta un set di sintomi o comunque una situazione psicopatologica associabile con quella che poi sarebbe stata la definizione della personalità multipla, o ancora peggio, che sarebbe poi stata ridefinita come disturbo dissociativo dell'identità. Ecco, non solo queste persone vengono considerate in questi pochi casi vengono considerati in maniera diversa, cioè vengono considerati posseduti, invasati, eccentrici o comunque catalogati, categorizzati in categorie e generi differenti, ma proprio il numero dei casi che anche noi ex post possiamo in qualche maniera ricondurre alla categoria di personalità multipla è estremamente limitato, è un numero estremamente limitato.
come se in qualche modo l'emergere formalizzato all'interno della scienza psichiatrica della nozione di personalità multipla avesse una qualche correlazione con il diffondersi di una vera e propria epidemia di persone affette da personalità multipla o da disturbo, poi disturbo dissociativo dell'identità. Ora, questa è una tesi controversa, ovviamente è stato anche criticato per questa posizione, in realtà ci sono anche dei problemi metodologici, insomma ci sono una serie di punti specifici che riguardano molto diciamo dibattiti interni alla storia delle scienze che non mi interessa in questo momento approfondire con voi. Però ciò che ci può interessare e che in qualche modo trovate anche raccontato in questo secondo video a cui nuovamente vi rimando e che io riprendo in alcuni estratti, è invece il collegamento tra questo fatto della storia delle scienze, questo emergere del disturbo da personalità multipla e l'emergere contestualmente della memoria come oggetto scientifico. In numerosi disordini mentali, tra cui anche le personalità multiple, i ricordi che qualcuno ha, che uno ha, i ricordi che siamo in qualche modo, giocano un ruolo estremamente importante, ci dice Hacking. Quando una persona ha un certo numero, una certa quantità di alter personalità, cioè di personalità alternative, come sono chiamate, ogni personalità presenta un distinto e preciso insieme set di ricordi. Ed è, secondo Hacking, ci dice qualcosa che probabilmente ha molto stimolato, ha molto affascinato gli psicologi dell'epoca e in particolare deve aver particolarmente colpito la loro attenzione il fatto che ci debbano essere dei modi con cui i ricordi, per l'appunto, possono essere associati con l'identità personale. In qualche modo, questi psicologi della fine dell'Ottocento e dei primi del Novecento, secondo Hacking, hanno un obiettivo teorico di fondo, cioè desiderano negare in qualche modo l'esistenza di un elemento permanente all'interno dell'anima o della mente, che dir si voglia. Cioè, che cosa interessa a questi psicologi? A questi psicologi interessa dire qualcosa riguardo l'essenza dell'anima o della mente. E questa tesi che intendono affermare è che non vi sarebbe all'interno dell'anima o mente un elemento permanente, cioè qualcosa di eterno, qualcosa di costante all'interno dell'anima. Perché questo? Beh, ma per una serie di ragioni che riguardano il fatto che di questo elemento permanente poi occorrerebbe rendere conto, per il fatto che questo elemento permanente assomiglia tremendamente a un'anima ancora in senso religioso, no? Cioè un'anima, una mente capace in qualche maniera di vivere indipendentemente dalla nostra storia biologica, dalla storia biologico-individuale, e insomma per tutta una serie di problemi che loro identificano con questa tesi dell'elemento permanente. E intendono invece contrapporre a questa ipotesi l'idea che noi siamo in larga parte costituiti, o per, diciamo, fondamentalmente costituiti dai ricordi che possediamo.
Si tratta in qualche maniera di trovare il modo di ricondurre una nozione filosofica complessa da maneggiare come quella di identità personale a una nozione più maneggevole in qualche modo, cioè quella di ricordo e di memoria, che permetta agli psicologi di fare dell'essere una persona, della persona, della personalità, un oggetto di studio scientifico. Ecco, proprio per questa ragione uno si rende conto che circa 100 anni prima dell'intervista di Hawking, quindi insomma verso la fine dell'Ottocento, emerge un gran numero di diversi approcci scientifici, di diversi discorsi scientifici relativi alla memoria. Tutte queste ricerche emergono, vengono all'essere, secondo Hawking, nello stesso momento e in qualche maniera inaugurano, segnano un nuovo modo di pensare noi stessi come degli esseri fondamentalmente ricordanti, no? Come degli esseri capaci di ricordare, di avere memoria e quindi in qualche maniera come oggetti di studio di una scienza della memoria. La natura umana, l'identità umana diventa in qualche maniera studiabile attraverso una scienza della memoria. Questo è un modo, è un modo con cui Hawking applica il suo discorso sull'ontologia storica. Come vedete, ritroviamo gli elementi, scusate, sono andato avanti per errore, ritroviamo gli elementi che ci siamo detti, no? Cioè, all'interno di questo studio noi vediamo l'emergere di un certo discorso scientifico. Quindi, in primo luogo, l'emergere della categoria di personalità multipla all'interno della psicopatologia dell'epoca, ma anche l'emergere di nuovi strumenti scientifico-discorsivi come le scienze della memoria e via discorrendo. Ma vediamo anche l'emergere di diversi oggetti. Da un lato, la memoria, per l'appunto, come oggetto di indagine scientifica, che diventa a questo punto oggetto di veri e propri discorsi specialistici. Ma d'altro canto anche l'emergere di veri e propri tipi di persona, per l'appunto le persone affette da personalità multipla, che prima di quest'epoca, secondo Hawking, intanto esistevano in misura veramente marginale, ma questo diciamo che potrebbe essere discutibile perché potrebbe, come dire, uno potrebbe forse sostenere che non è che queste persone non esistessero, ma semplicemente non venivano in qualche maniera identificate nella maniera corretta perché erano, come dire, gli esperti preposti a questo compito sarebbero stati mancanti in qualche modo dei concetti o comunque degli elementi teorici fondamentali per riconoscerli come tali. Ma soprattutto anche nel caso in cui si sono date comunque persone che hanno manifestato sintomi riconducibili alla personalità multipla, non sono state per l'appunto identificate come tali, ma sono state associate ad altri tipi di esseri umani, cioè appunto abbiamo detto ai posseduti, agli invasati, agli eccentrici e così via. Ritroviamo quindi proprio la relazione che definisce l'ontologia storica, secondo Hawking, tra una classificazione e il comportamento dei soggetti classificati. Perché per Hawking l'elemento di interesse fondamentale dell'ontologia storica è precisamente questa interazione.
Allora, nel corso degli anni 2000, fino al 2006, Hacking tiene alcuni corsi al Collège de France. Il Collège de France, voi sapete, è un'istituzione particolare perché non rappresenta una classica istituzione universitaria dal punto di vista della formazione, ma raccoglie una serie di studiosi considerati pionieristici o pionieri all'interno di diversi campi disciplinari e li invita a tenere corsi su temi anche molto specifici che rappresentano la frontiera delle loro ricerche e in qualche modo i risultati che stanno conseguendo, diciamo così, proprio nel periodo in cui fanno lezione. Tra l'altro, questo è un altro punto di contatto tra Hacking e Michel Foucault, perché voi sapete, Michel Foucault ha tenuto una serie di corsi molto famosi su svariati argomenti per il Collège de France. Ecco, all'interno di questo periodo, che va dal 2000 al 2006, per ben due volte Hacking prepara e presenta un corso dedicato al making up people, che in francese suona come façonner les gens, plasmare le persone. Il primo corso, appunto, è del 2001-2002, il secondo, invece, è il penultimo corso che tiene nel 2004-2005. In questi corsi, la sua idea di making up people emerge in maniera molto interessante. Peraltro, io vi lascio in bibliografia alla fine di queste slide anche i link per chi, per chi avesse la possibilità di leggere in francese, sia al résumé, al riassunto, dei due corsi, sia alle lezioni, alla trascrizione delle diverse lezioni del secondo corso, perché purtroppo del primo, non è pubblica, non è stato pubblicato il riassunto delle singole lezioni, ma soltanto quello del résumé général du cours. Ecco, in questi corsi Hacking approfondisce, specifica il suo approccio a questo modello del making up people, sia sul piano teorico sia sul piano dei casi di studio, perché oltre ai casi, diciamo, legati per esempio alla personalità multipla, come che hanno interessato appunto il libro di cui abbiamo parlato, affronta anche altri casi, come quello per esempio dell'obesità, che è molto interessante, e quello dell'autismo. All'interno del primo corso, all'interno del Résumé du cours 2001-2002, noi troviamo un'affermazione che io trovo particolarmente interessante da affrontare e che ci aiuta anche a capire come dietro a questo programma generale del Making Up People ci sia in fondo una tesi complessiva e più ampia riguardo il funzionamento in generale delle scienze umane e delle scienze sociali. Perché ci dice Hacking, ciò che distingue in primo luogo le scienze sociali non è tanto il fatto che esse trattino di ciò che noi chiamiamo costruzioni sociali, o il fatto che esse esigano la Verstehen, cioè la comprensione degli altri, ma piuttosto che la spiegazione, la predizione e il controllo dei fenomeni, sottinteso. Ciò che le distingue dalle scienze naturali, ovviamente, è che esiste un'interazione dinamica
tra le classificazioni sviluppate dalle scienze sociali e gli individui o i comportamenti che sono classificati. Quindi questa idea dell'ontologia storica, cioè il punto fondamentale dell'ontologia storica, diventa in questo corso, viene posto in questo corso esplicitamente come un principio epistemologico generale che riguarda tutte le scienze umane e tutte le scienze sociali. Questo, secondo me, è un passaggio piuttosto forte e che permette alla tesi di Hacking di acquisire un respiro molto più profondo rispetto a quello che potevamo attribuirle fino ad adesso. Cioè non si tratta semplicemente di un modello valido per spiegare come siano emersi alcuni oggetti di alcune scienze speciali come la psichiatria o la medicina, ma si tratta di un presupposto metodologico, epistemologico generale che riguarda il complesso di quelle che noi chiamiamo le scienze umane o le scienze sociali. Sempre all'interno dei corsi al Collège de France, in particolare nella lezione introduttiva del secondo corso dedicato a Fassonier-Lejeune, quello del 2004-2005, Hacking formalizza il suo quadro di analisi generale. Cioè quello che finora abbiamo visto direttamente all'opera nel caso della personalità multipla, trattato da Rewriting the Soul, qui viene formalizzato in un quadro di analisi generale. Un quadro di analisi generale che si articola in quattro punti. Allora, perché vi sia un effetto di making up people, di che cosa abbiamo bisogno? Quali sono gli elementi in gioco? Allora, in primo luogo, lo sappiamo, sono in gioco le classificazioni e i criteri di applicazione delle classificazioni, cioè è necessario che vi sia un gruppo di soggetti che produce una certa tassonomia, una certa forma di classificazione. Questa classificazione viene associata a un certo gruppo di persone, il secondo elemento, o a un certo gruppo di comportamenti presentati da alcune persone e che diventano l'oggetto della classificazione. Quindi da un lato abbiamo una classificazione, una tassonomia, da un lato abbiamo soggetti e comportamenti soggettivi che vengono identificati come certi tipi di persone. In terzo luogo, abbiamo bisogno di istituzioni. Perché? Perché questa classificazione non si applica, come dire, per il fatto stesso di essere formulata, ma richiede che esistano delle istituzioni, per esempio gli ordini dei medici, per esempio le facoltà di psichiatria o di medicina, per esempio le associazioni scientifiche, le riviste scientifiche, gli editori scientifici, che certificano in qualche maniera la validità della classificazione e che permettono, anche attraverso istituzioni non solo scientifiche ma politiche, la sua o giuridiche, la sua applicazione a questi gruppi di persone. In ultima analisi, in ultimo aspetto, abbiamo bisogno che questa classificazione e le istituzioni che in qualche maniera la validano, facciano riferimento a un certo set di conoscenze, a un certo insieme, a una certa struttura di conoscenze da parte degli esperti, ma anche da parte, diciamo così, delle persone comuni. Noi, per esempio, una cosa che voi vedete molto nel linguaggio colloquiale riguardo alle malattie mentali. Esistono categorie, classificazioni prodotte da una dalla psicopatologia, per esempio, del secolo scorso o del secolo precedente, come per esempio la nozione di isteria, che sebbene abbiano perso in qualche modo validità dal punto di vista della conoscenza esperta,
permangono all'interno della conoscenza personale. Quando noi parliamo di isteria, in riferimento al comportamento di qualcuno, che è in una situazione di sofferenza psicopatologica, o quando parliamo di esaurimento nervoso, o utilizziamo questi termini, stiamo utilizzando termini che sono passati dal lessico esperto al lessico popolare e in qualche maniera sono ancora delle categorie valide all'interno della conoscenza popolare. Ovviamente non vengono più sostenute dalla scienza istituzionale, dalla conoscenza esperta, ma in qualche maniera hanno ancora una valenza performativa. Di fatto ci sono ancora persone che vengono classificate in quel modo per il fatto che queste nozioni circolano all'interno della conoscenza personale. Ovviamente non circolano solo nozioni o classificazioni desuete, circolano anche categorie e classificazioni attualmente validate dalla conoscenza scientifica. Però non sempre, diciamo così, la conoscenza popolare e la conoscenza esperta tendono a combaciare, ma hanno solo un certo spazio di sovrapposizione e permettono anche un modo di, come dire, di classificare le persone variabile da contesto a contesto. Quello che interessa all'interno di questo quadro generale, lo ribadisce ancora una volta Hacking, è la struttura delle interazioni tra questi quattro elementi e il fatto che questa struttura di interazioni cambia da caso a caso e da esempio a esempio. Cioè non c'è una sola maniera, lui lo dice, il n'y a pas de manière identique de façonner les gens, non ci sono due modi identici di plasmare le persone, non ci sono due modi identici di fare le persone, ma il modo con cui questi quattro elementi vengono a combinarsi è di fatto un modo variabile da caso a caso e da situazione a situazione. Per cui noi non potremo prendere semplicemente la storia della personalità multipla e applicarla tale quale al caso dell'obesità o dell'autismo, ma dovremo aspettarci che, per quanto nel caso dell'obesità e dell'autismo riemergano questi stessi quattro elementi, questi stessi quattro elementi si combinino e interagiscano in maniera differente di volta in volta. Quello che rimane generale è la presenza di questi quattro elementi e degli effetti di looping effect, fondamentalmente. Ora è venuto il momento di spiegare meglio che cosa si intende con questo looping effect. Noi vediamo per l'appunto che abbiamo due gruppi fondamentali di persone chiamate in causa all'interno del modello di Making Up People. Da un lato le persone classificate, cioè le persone che cadono sotto una certa classificazione, i soggetti che vengono ricondotti a una certa classificazione, e il gruppo degli esperti e le istituzioni che promuovono o validano o sostengono una certa classificazione, una certa tassonomia. Normalmente, noi saremmo tentati di credere che le cose, che questo il processo di plasmare le persone, di fare le persone, proceda in senso lineare e in qualche modo verticale dalle istituzioni, dagli esperti, verso le persone classificate, quindi che si venga a generare una certa classificazione, che questa classificazione venga imposta a un certo gruppo di soggetti. Questo è vero solo in parte, ci dice Hacking, perché la storia ci insegna che in diversi casi le persone hanno, una volta che si sono accorte di essere classificate in un certo modo, e una volta che si siano accorte che il fatto di essere classificati in un certo modo comporti una serie di conseguenze sul piano di ciò che per loro è possibile fare o non fare, possono tendere in maniera diversa a modificare il proprio comportamento. Modificare il proprio comportamento o in senso, mettiamola così, organico rispetto alla classificazione, cioè adattandosi sempre di più, ancora di più
alla classificazione stessa o in qualche modo deviando da quella classificazione. Questo, per esempio, è stato studiato nel caso della storia di diversi disturbi mentali, no? Le persone catalogate all'interno di una certa categoria psicopatologica tendevano a manifestare nel corso del tempo poi comportamenti che deliberatamente contravvenivano a quanto prescritto, tra virgolette, dalla classificazione stessa. E questo comporta una certa instabilità di queste classificazioni. Quindi le categorie così costruite, a un certo punto devono essere modificate dagli esperti. In qualche maniera, quindi, il comportamento dei soggetti classificati impone una trasformazione delle categorie, come se ci fosse questa volta invece, per l'appunto, un movimento trasformativo dal basso verso l'alto, cioè dai soggetti classificati verso il gruppo degli esperti e le istituzioni che producono e promuovono la classificazione. In altri casi, invece, il looping effect si è manifestato in maniera differente. Questo si vede, per esempio, bene nella storia dell'omosessualità. Ci sono diversi sono state proposte diverse categorie per definire il comportamento di individui attratti da soggetti del loro stesso sesso, del proprio sesso. Da omosessuale, deviante, gay, LGBTQ e varie altre definizioni che sono state poi trasformate e modificate nel corso del tempo. In questa storia ciò che è interessante è il fatto che etichette che inizialmente nascono, diciamo così, al di fuori del gruppo classificato, cioè al di fuori della comunità omosessuale, che vengono create per identificare la comunità omosessuale, sono state fatte proprie da quella stessa comunità che è in qualche maniera diventata il soggetto titolato a produrre l'etichetta più adatta per definire la propria identità, no? Oggi l'etichetta, per esempio, LGBTQ, spesso con diverse aggiunte, per esempio con la più o altro, è un'etichetta che non viene proposta da gruppi di esperti esterni alla comunità omosessuale, ma è il frutto di un percorso di definizione di identità da parte della comunità stessa. Quindi, anche in questo senso, un'etichetta che partiva da termini come, non lo so, lesbica, bisessuale o gay, viene trasformata, ridefinita, riutilizzata in un senso completamente diverso da quello originario a causa di un'iniziativa presa dai soggetti che cadono o che cadevano sotto quella stessa etichetta. Cioè, il looping effect è per Hacking l'insieme di tutte le trasformazioni che le classificazioni vengono a subire in ragione di un'iniziativa presa non da parte del gruppo degli esperti, ma del gruppo di persone identificate da quella categoria. In questo senso Hacking parla di nominalismo dinamico. Voi sapete che il concetto di nominalismo è molto importante nella storia della filosofia e probabilmente lo avete incontrato almeno nei vostri studi liceali, quando avrete affrontato la disputa sugli universali
nella parte di filosofia medievale del vostro manuale del liceo. Ora, il nominalismo viene normalmente o tradizionalmente contrapposto al realismo e Hacking ci dà due versioni molto stereotipate, è giusto dirlo, un po' semplificate, un po' naif, di che cosa siano il nominalismo tradizionale e il realismo tradizionale. Però Hacking non è uno storico delle idee filosofiche, non è interessato a dirci cosa sia realmente stato il nominalismo, di che cosa sia realmente stato il realismo. Intende, come dire, stilizzare, delineare due posizioni un po' estreme al fine di precisare la propria posizione in relazione a questi due eccessi. Per cui prendete queste due definizioni di realismo tradizionale e nominalismo tradizionale un po' con le pinze e consideratele appunto delle stereotipie, delle stereotipizzazioni funzionali soltanto a precisare la posizione di Hacking. Non rappresentano indirizzi di pensiero così semplici il nominalismo e il realismo e non sono stati sostenuti o quasi mai sostenuti in queste due versioni così semplificate. Però, insomma, per avere un quadro di orientamento, per avere una serie di elementi di orientamento, questo ci può servire. Da un lato, il nominalismo tradizionale sostiene, secondo Hacking, che gli esemplari di un gruppo categorizzato al di sotto di un certo nome, per esempio stelle, ho usato l'esempio stelle per non usare esempi che avessero a che fare con le persone, per farvi capire che questo non ha necessariamente a che vedere con la persona, ma una teoria più generale, non hanno nulla a che vedere con gli altri esemplari del medesimo gruppo, se non il fatto di essere categorizzati al di sotto di un certo nome. Cioè, quali sono gli elementi che accomunano tutti gli oggetti chiamati stelle? Il nominalista estremo tradizionale direbbe nessun elemento se non il fatto che vengono tutti chiamati stelle. Ciò che costituisce il legame è semplicemente il nome, la parola che noi utilizziamo per raggruppare un certo insieme di oggetti. Il realista tradizionale invece pensa a qualcosa di molto diverso, in particolare pensa che il mondo sia organizzato secondo le stesse categorie con cui noi lo conosciamo. Le categorie in questo senso non sarebbero delle parole, delle etichette che noi attribuiamo a gruppi di oggetti che più o meno arbitrariamente abbiamo identificato, ma sarebbero qualcosa che esiste nella realtà e che noi attraverso le strutture cognitive di cui siamo dotati riconosciamo all'interno del mondo esterno. O perché in qualche modo le apprendiamo dal mondo esterno, o perché le possediamo all'interno della nostra mente e sono coerenti con la realtà esterna, o per qualche altra ragione relativa alla teoria della conoscenza che decidiamo di sposare. Però, in senso metafisico, il realista sostiene un'esistenza in delle categorie indipendente, dal soggetto conoscente. Ovviamente per il nominalista tradizionale le categorie possono essere riviste, modificate, trasformate perché si tratta semplicemente di parole. Ma una volta che noi le mettiamo in campo, in qualche modo, non dobbiamo aspettarci che interagiscano con gli oggetti che classificano. Cioè, io non devo immaginare che le stelle mutino o cambino per il fatto di essere chiamate stelle o per il fatto di essere associate tra di loro. Se io decidessi di prendere un oggetto che attualmente chiamo tavolo e di chiamarlo stella, non dovrei aspettarmi nessun genere di trasformazione nel comportamento del tavolo o del comportamento delle stelle, cioè semplicemente avrei una nuova classificazione in cui il nome stella cambia di significato probabilmente per il fatto di indicare un set di oggetti completamente diverso da quello che indicava precedentemente, ma per quanto riguarda la realtà oggettiva, per quanto riguarda l'esistenza degli oggetti, non mi devo aspettare ovviamente delle trasformazioni.
E quindi in qualche modo il nominalista vieta, nega una interazione metafisica tra il nome e la cosa designata dal nome. In realtà, in qualche modo, anche il realista nega che si possa dare una trasformazione di questo genere, ma per ragioni completamente diverse. Il realista, secondo Hacking, sostiene qualcosa di questo tipo. Alcune persone sono grasse, altre persone sono magre, alcune sono morte, altre vive. Il fatto che noi notiamo, leggete, il fatto che noi conosciamo chi è grasso o chi è morto, può essere qualcosa che riguarda la nostra attività di esseri umani, ma il fatto stesso che alcuni dei nostri simili siano grassi e altri morti non ha niente a che fare con i nostri modelli di classificazione. Allora, cioè, noi possiamo avere una teoria della conoscenza secondo cui le nostre classificazioni mentali, il nostro modo di conoscere il mondo corrisponde più o meno precisamente con ciò che il mondo realmente è, con ciò che le cose realmente sono fuori di noi. Ma il fatto che ci sia o non ci sia questa corrispondenza, il fatto che noi riconosciamo l'essere grasso di qualcuno, l'essere morto di qualcun altro, non cambia il fatto che quella persona sia effettivamente, realmente grassa o realmente morta. Ecco, per Hacking non si tratta tanto di scegliere tra il nominalismo tradizionale e il realismo tradizionale, perché entrambi in qualche modo non rendono conto delle situazioni che abbiamo presentato, come il caso della personalità multipla o il caso dell'omosessualità. Cioè non rendono conto del fatto che il classificare qualcosa in un certo modo possa trasformarne il comportamento, soprattutto e in special modo se questo qualcosa è una persona o un gruppo ovviamente di persone, un tipo di persona. Per il nominalismo dinamico, dunque, che è la posizione proposta e sposata da Hacking, esistono alcuni casi, e sottolineo alcuni casi, Hacking non ha nessuna intenzione di dire che la sua teoria valga anche per le stelle e per i tavoli, in alcuni casi le classificazioni e gli individui che popolano le classi concorrono a uno stesso processo che le fa emergere insieme. Noto che c'è un errore di battitura, ma mi perdonerete. Questo in qualche modo riporta Hacking alla questione dell'esistenzialismo, da cui noi siamo partiti un po' sotto traccia presentando la filosofia foucaultiana come una specie di risposta anche da un lato allo strutturalismo, ma soprattutto all'esistenzialismo. Ecco, Hacking, attraverso il nominalismo dinamico e in generale attraverso tutta l'impostazione del suo lavoro, recupera in maniera un po' inattesa, devo dire la verità, per il lettore, ma comunque interessante, alla fine del suo corso del 2004-2005, la nozione di esistenzialismo e in particolare una tesi specifica dell'esistenzialismo, che adesso andiamo a vedere. Dice Hacking, l'esistenzialismo è paradossale perché offre una visione, molto intellettualizzata, ma non di meno comunque una visione, della totalità della natura umana, pur negandola, in un senso, pur negando in un senso che gli esseri umani abbiano una natura. Quindi l'esistenzialismo da un certo punto di vista propone una visione della natura umana, ma lo fa in maniera paradossale, perché ciò che dice è che nella natura umana è della natura umana il fatto di non avere una natura determinata. L'essere umano non ha quindi una natura intrinseca, ma la sua natura consiste nel vivere la propria vita scegliendo costantemente chi lui sia e essendo responsabile della persona che, notate qui, sceglie di essere. L'esistenza precede l'essenza, eh? Questa citazione in virgolette
uncinate, l'esistenza precede l'essenza, è una tesi fondamentale dell'esistenzialismo sartreano nello specifico. Cosa vuol dire, se in nuce, questo slogan, questa formula? Vuol dire semplicemente che non esiste un'essenza predeterminata, preordinata, al di fuori del soggetto che dica chi è il soggetto, ma esiste la sua esistenza e l'essenza è in qualche maniera semplicemente l'insieme delle scelte fatte dal soggetto. Ciò significa, aggiunge Hacking, significava che la persona che noi siamo è determinata dalle proprie azioni e dalle proprie scelte, per l'appunto. Ora però Hacking, come dire, in qualche modo riconosce la prossimità di questa ipotesi al suo nominalismo dinamico. È vero, da un lato non esiste nella realtà esterna una categoria umana già predeterminata, ma le categorie umane sono sempre i tipi di persona, sono sempre il prodotto di processi di definizione, di trasformazione messi in atto dagli stessi esseri umani. Ma allo stesso tempo le cose stanno per Hacking in maniera un po' più complicata rispetto a questo slogan, perché non è vero che noi siamo semplicemente la persona che scegliamo di essere, come dice l'esistenzialismo presentato in questo estratto. Perché è possibile, leggo l'ultima parte della citazione, che l'esistenza preceda l'essenza, per coloro che ne hanno l'opportunità, che ne hanno la fortuna. Ma per quanto riguarda la maggior parte degli esseri umani, vale un pesante fardello di essenza. Cosa significa questo? Beh, significa che effettivamente, come noi abbiamo visto, certo esiste uno spazio di possibilità all'interno del quale i soggetti possono definirsi e possono fare le proprie scelte e possono in qualche maniera decidere chi essere e cosa essere. Ma allo stesso tempo questo spazio di possibilità, in primo luogo, non è illimitato, è comunque sempre definito, è comunque sempre stabilito da una serie di limitazioni e condizioni contestuali, storiche e contingenti. Ma a maggior ragione questo vale quando noi abbiamo a che fare con forme di sapere, forme scientifiche, di discorso scientifico, che producono delle categorie attraverso le quali noi veniamo catalogati, veniamo identificati come un certo tipo di persona o più tipi di persona, e sulle quali noi non abbiamo direttamente il controllo, o lo abbiamo soltanto a condizione di agire a partire da quelle stesse categorie che ci sono in qualche maniera assegnate esternamente, cercando di trasformarle e di mettere in campo quegli effetti di looping effects che ci possono permettere di appropriarci di una categoria, di farla nostra e di trasformarla. Processo attraverso il quale però noi incontriamo diverse difficoltà, no? Facevo prima, per esempio, il caso della definizione, delle molteplici definizioni dei comportamenti sessuali, non come dire, considerati standard o normali in una certa epoca, beh, è una storia fatta di lotte, è una storia fatta di difficoltà e di complessi processi di rivendicazione. Non è un processo che avvenga in automatico, è un processo che avviene soltanto anche al prezzo, insomma, di un impegno piuttosto elevato. Io concluderei qui la nostra lezione, spero di avervi dato una ricognizione sufficientemente chiara
del tema della nostra seduta di seminario. Vi lascio in conclusione alcune indicazioni di natura bibliografica per chi volesse approfondire. Ho segnato due o tre libri di hacking tradotti in italiano. Si tratta ovviamente di una selezione, ci sono molti più libri di hacking in generale e ce ne sono molti tradotti in italiano. Questi mi sembravano quelli più importanti da segnalare: la riscoperta dell'anima, di cui abbiamo parlato all'interno della nostra lezione, I viaggiatori folli, che è un testo di cui non abbiamo avuto modo di parlare, che era concepito in un primo momento come un. Mi pare proprio un capitolo in fondo di La riscoperta dell'anima, ma che poi ha avuto un suo sviluppo autonomo in cui Hacking analizza in maniera molto interessante, divertente e affascinante un caso particolare di malattia mentale, che è quella appunto dei viaggiatori folli, cioè di viaggiatori compulsivi che percorrono chilometri e chilometri. In pochi giorni, senza un apparente motivo stabilito, ma semplicemente per appunto come espressione di una psicopatologia. Lui analizza proprio come di questa patologia ci sia stata in un certo momento del XIX secolo una vera e propria epidemia. Poi ho segnato Antologia storica, che è appunto la raccolta di saggi dedicata al tema più in oggetto della nostra lezione. Vi ho lasciato anche i link all'elenco generale dei corsi tenuti al Collège de France. Se voi andate a quel link, poi potete accedere a tutti i materiali dei corsi di Hacking. Ovviamente, purtroppo, questo dovete accettare che sia in francese. Vi ho lasciato anche il link specifico al corso del 2001, del 2002 e al corso del 2004-2005. Vi segnalo inoltre anche questo La ragione scientifica a cura di Gerardo Yen, Matteo Vagelli, Castelvecchi Roma 2017, che raccoglie la traduzione italiana delle lezioni di Taiwan tenute da Hacking, che erano lezioni sulla sua filosofia della scienza in generale, ma che in diversi punti toccano questioni di antropologia filosofica che abbiamo trattato anche in questa lezione. Peraltro c'è anche un saggio introduttivo e una postfazione di Vagelli e di Ienna che possono anche essere interessanti per chi volesse approfondire altri aspetti del pensiero di Hacking. Vi ho poi lasciato queste due interviste e alcun paio di saggi che secondo me possono servirvi per ricapitolare alcuni punti, e vi lascio qui in conclusione nuovamente i miei contatti e i contatti del sito del progetto per cui lavoro, e vi ringrazio per l'attenzione. A presto.